fermo un attimo che te rimani. Thank you.
tremenda, se lo smorza il fischia per fare te. Buonasera a tutti i presenti che hanno aderito all'invito dell'amministrazione comunale di Calavino a partecipare all'inaugurazione della nuova biblioteca. Un saluto particolare alle autorità presenti, al coro sardo Don Casella di Pattada, gemellato col coro Lagolo di Calavino. Ringraziamo per la loro presenza l'assessore provinciale Claudio Molinari, l'assessore comprensoriale Cristina Bertotti, il sindaco di Cavedine, professor Giuliano Leber, il sindaco di Lasino, Mario Zambarda, il presidente del consiglio di biblioteca Bruno Roben, il vice sindaco di Vezzano Diomira Grazioli, la dirigente del servizio biblioteche dottoressa Dalla Valle e i membri del consiglio di biblioteca. Iniziamo la parte ufficiale della manifestazione con alcuni interventi di rito. Diamo dunque la parola al sindaco di Calavino, Bosetti Mariano. Nel salutare cordialmente tutte le autorità presenti, l'assessore appunto provinciale alle attività culturali Claudio Molinari, l'assessore al comprensorio Cristina Bertotti, i colleghi sindaci, i funzionari della provincia autonoma di Trento, la dirigente dell'istituto comprensivo di Cavedine, dottoressa Manto, i membri di biblioteca, e si può dire che è giunto finalmente il momento, dirà qualcuno, dell'inaugurazione della nuova biblioteca. Non a caso si è voluto inserire questo importante momento comunitario in occasione della visita del coro sardo di Pattada per suggellare un significativo vincolo di amicizia e di collaborazione che ci lega attraverso il coro Trentino Lagolo a questa comunità, di cui abbiamo potuto apprezzare nella primavera scorsa un'inaspettata ospitalità. Nonostante la lungaggine dei lavori, il risultato sotto il profilo del recupero è stato sicuramente eccellente. La gran parte del merito va scritta indubbiamente, al di là della bravura delle maestranze, al tecnico progettista e direttore, di lavori Alvaro Periotto, che ringraziamo sentitamente per la professionalità, l'attenzione e la cura con cui ha seguito passo passo l'esecuzione dei lavori. D'altro canto, la lentezza dell'intervento e gli inevitabili disagi per la popolazione sono giustificati da una serie di difficoltà sia di carattere urbanistico-progettuale che attinenti alla situazione catastale e soprattutto alla fatiscente struttura dell'immobile in diversi punti prossimi al collassamento. Però al di là di tutto rimane il pieno conseguimento degli obiettivi che l'amministrazione comunale si era data e che possiamo sinteticamente richiamare. L'allargamento del tratto iniziale di via Pedrini, che va a completare l'intervento dell'intera arteria, ora percorribile a doppio senso di marcia. L'approntamento di una sede decorosa e dotata, come potete vedere, di tutte le opportunità perché la biblioteca possa diventare un vero centro di cultura in senso lato per l'intera comunità. Una forte connotazione urbanistica nell'ambito di una significativa programmazione di risanamento dei volumi fatiscenti del centro storico. E sotto questo profilo l'intento perseguito dall'amministrazione comunale evidenzia, nella consapevolezza che ciascuno deve fare la propria parte, uno stimolo propulsivo per l'iniziativa privata che speriamo venga colta. L'animazione nel senso di rivitalizzazione del centro storico per il rione di Bagnol, con un deciso aggancio alla storia comunitaria. Infatti in questa piazzetta si tenevano a partire dal XIV secolo le antiche assemblee comunitarie, chiamate regole, e la recente revisione della toponomastica comunale, con la denominazione di piazzetta delle regole, potete notare, tende a ridare al sito, in attesa anche di un programmato intervento di qualificazione urbana, quella dignità storica che gli spetta. L'edificio è costituito di un seminterrato con alcuni locali di servizio, il piano terra con la sala pubblica di pubblica lettura per ragazzi, il primo piano che si raggiunge con un'ampia scala giorno con la sala per adulti completata di due postazioni al computer e i servizi, infine al secondo piano una mansarda con una saletta video attrezzata di strumentazione d'avanguardia che potrebbe suggerire l'opportunità di realizzare
a livello di servizio di biblioteca Valle di Cavedine una videoteca. Veniamo ora ai costi che in rapporto all'intervento sono stati indubbiamente rilevanti, pari a 484.000 euro, in gran parte sostenuti da uno specifico finanziamento provinciale di settore inteso a favorire le iniziative di recupero del centro storico. In conclusione, possiamo dire che l'amministrazione comunale con quest'opera ha conseguito un altro importante obiettivo, inteso a qualificare il servizio culturale per la comunità, e speriamo che la disponibilità di nuovi spazi si traduca in una ricaduta positiva per il servizio di biblioteca, inteso non solo come punto di lettura, ma come punto di riferimento dell'attività culturale in senso lato. Pertanto una sollecitazione alle scuole perché intensificano i rapporti di collaborazione con la biblioteca e alle stesse associazioni del paese affinché coinvolgano la biblioteca nelle iniziative di carattere socioculturale più di quanto è stato fatto finora. Ringraziamo il sindaco e passiamo all'assessore Claudio Molinari, responsabile provinciale del settore culturale, per un breve saluto. Signor sindaco, autorità, gentili ospiti sardi, ecco, evidentemente da parte della provincia autonoma di Trento, attraverso la mia parola, è la convinzione che l'allocazione di queste risorse per dotare questa comunità di una rinnovata sede della biblioteca civica sia un'allocazione quanto mai opportuna. Tutto ciò che interviene in termini di risorse finanziarie da parte della provincia in collaborazione con le amministrazioni comunali, e ben vengano le amministrazioni comunali che decidono di operare sulla cultura, è da considerarsi un vero e proprio investimento. Non tanti anni fa, in sede di riproposizione, nella precedente legislatura, di riproposizione di alcune riflessioni sulla legge che strutturava gli interventi in materia culturale, e la scelta che il Consiglio Provinciale fece, io all'epoca ero sindaco della mia città, fu quella di spostare gli impegni e le decisioni proprio in capo alle amministrazioni comunali. E questo naturalmente ha portato in gioco la capacità delle amministrazioni comunali medesime di essere o non essere attente a quell'equilibrio che fa una società locale, che fa una comunità locale, e che è l'equilibrio fra opere pubbliche, intese come strade, marciapiedi o quant'altro, e opere che si traducono in servizi pubblici, quale può essere appunto una biblioteca. Nel vincere, come si intuisce dalle parole del signor sindaco, una partita che è stata lunga e complessa per dotare Clavino della sede della biblioteca civica, nel vincere questa lunga sfida chiaramente sono state messe in gioco anche attitudini nuove che diventano strumenti operativi per la cultura nella nostra provincia in divenire. Mi riferisco alla capacità di mettersi in rete, di colloquiare fra amministrazioni comunali per rendere servizi culturali come questo in rete, e mi riferisco alla specifica attitudine dei collegamenti sia sostanziali che informatici, sia strutturali che operativi, che le singole biblioteche possono mettere in atto con l'ufficio del sistema bibliotecario trentino e col catalogo bibliografico, rispettivamente strumenti di lunga data, il primo di più recente costituzione e il secondo, che servono esattamente per mettere in rete a sua volta il servizio bibliotecario su tutto il territorio. Questo significa per l'utenza poter accedere attraverso i singoli punti di lettura a un sistema assai complesso di dotazioni librarie e che evidentemente su una pluralità di poli della nostra provincia sono a disposizione di tutti gli utenti. So che la biblioteca aderisce anche al servizio di prestito interbibliotecario e quindi
ci possiamo rendere conto benissimo in che rete ci siamo posti anche in Calavino e perché alla conclusione del suo intervento il signor sindaco abbia fatto anche un appello perché aumenti quest'utenza. E questo è un appello che io mi permetto di rivolgere a tutti i presenti, perché oltre alle istituzioni scolastiche anche la cittadinanza sappia riappropriarsi di questo servizio, diciamo così, così ben rinnovato, ringiovanito, attualizzato, e sappia rendersi conto che l'elemento culturale, l'elemento dell'approfondimento è un elemento assolutamente significativo per le nuove generazioni, per essere protagoniste della vita civica e per essere protagoniste dell'autonomia speciale di cui oggi godiamo. Grazie. Ora diamo la parola all'assessore comprensoriale Cristina Bertotti. E sono molto lieta di essere qui con voi per questa inaugurazione che il comprensorio ha sempre visto di buon occhio, perché ha sempre favorito tutte le iniziative che sono anche intercomunali. Voi so che lavorate appunto in rete con gli altri comuni della Valle dei Laghi, e poi credo che sia importante sia per i giovani ma anche per le donne e anche per tutta la comunità avere un punto di riferimento nel quale trovarsi per far cultura. Far cultura che certamente la troviamo sui libri, ma anche la possiamo vivere insieme. Io credo che tutti quei punti di incontro dove possiamo trovarci, parlare, discutere, questi siano importantissimi, e questo credo che sia uno di questi. E quindi invito soprattutto le donne a usufruirne per poter mettere sempre più a conoscenza degli altri, quindi dell'altra parte, tutte le capacità e le nostre peculiarità di donne che abbiamo, e che quindi è utile che anche gli altri conoscano che noi sappiamo di avere. Concludiamo la serie degli interventi con la presidente dell'Istituto Comprensivo di Cavedine, dottoressa Manto. Buonasera a tutti quanti, grazie del vostro invito a partecipare a questo momento così importante per la comunità di Calavino. Per me è un onore essere qui, e questa presenza di stasera mi fornisce l'occasione per mettere in evidenza una cosa che in questi giorni è avvenuta presso la nostra scuola. Il primo giorno della riunione dopo le vacanze, il primo settembre, noi docenti dell'Istituto Comprensivo di Cavedine abbiamo posto l'attenzione proprio sul valore del libro e abbiamo riflettuto su questo strumento, che ancora è uno strumento valido, non è uno strumento superato, è uno strumento essenziale per i nostri ragazzi, per poter confrontarsi con se stessi, per poter riflettere, per maturare, per far fatica, per vincere una lotta che hanno dentro di sé e che devono fare per andare avanti. Ecco quindi che l'apertura di una biblioteca è un atto molto significativo, perché dà rilevanza a questo aspetto della vita che forse ai nostri giorni sembra meno importante, presi come siamo dalla fretta e dalle tante cose che dobbiamo fare durante le giornate. Invece no, il libro è ancora uno strumento di base per maturare, per crescere e per diventare uomini. E su questo concetto noi vogliamo lavorare per tutto l'anno scolastico. Mi complimento con voi per questo stupendo paese che accoglie l'ospite con le sue case pulite, con la sua atmosfera di accoglienza, con la sua civiltà. È veramente
qualcosa, penso, di unico, e questo è il frutto della civiltà dei suoi abitanti e della fatica del loro lavoro. Grazie. Questa manifestazione intende anche coagulare attorno all'obiettivo dello sviluppo culturale della comunità le associazioni che statutariamente impegnano la loro attività in questo settore, di cui il paese di Calavino può vantare una lunga tradizione. Quindi, accanto al corpo bandistico, che ha già dato un saggio della sua bravura e della presenza di alcuni personaggi della rievocazione storica delle feste madruziane, nonché della filodrammatica San Genesio, diamo ora spazio ad un breve concerto dei cori presenti. Per dovere di ospitalità, l'intervento di apertura da parte del coro Don Casella di Pattada ci presenterà 4 brani del suo repertorio. Buonasera. Vi porgo il saluto della Corale Polifonica Don Antonio Casella di Pattada. Noi ci troviamo qui per essere in questo momento, per rendere in questo momento la visita che gli amici del coro Trentino Lagolo ci hanno fatto in questa primavera. Quindi siamo piombati in questo momento importante per questa comunità e consistente appunto nell'inaugurazione della vostra biblioteca comunale. Devo dire che un fatto questo di cui ho parlato col sindaco ieri sera e più volte perché mi ha favorevolmente colpito, ho notato come i vostri amministratori, sia quelli comunali, sia quelli provinciali che regionali, ma anche i vostri rappresentanti nel Parlamento nazionale, siano vicini alla popolazione. Di questo parlavamo col sindaco ieri. È un fatto importante questo. Io credo che questo dipenda sia dal fatto che qui vivete gomito a gomito e quindi i vostri amministratori non possono scappare dal vostro controllo, ma sia anche dalla loro evidentemente disponibilità nei vostri confronti. Noi viviamo in una regione che è una delle più grandi dell'Italia, popolata da 1,5 milioni di abitanti, per cui i nostri amministratori, i nostri politici spesso li dobbiamo rincorrere per tutta la regione e non è facile raggiungerli. Anch'io sono un amministratore, sono un assessore comunale e quindi questi problemi li viviamo sulla nostra pelle. Ed è una cosa, ripeto, questa che mi è piaciuta molto e che ho voluto osservare e rimarcare anche qui, in questo momento. Per quanto riguarda l'aspetto artistico di questa serata, e questa amicizia, questa vicinanza che noi abbiamo stabilito con il coro Trentino Lagolo, che in questi giorni si sta appunto manifestando qui da voi, vi voglio ringraziare perché tutti i nostri coristi e gli accompagnatori del coro, che sono tanti anch'essi, hanno gradito la vostra ospitalità. Diceva uno dei vostri assessori provinciali ieri, l'assessore Disenti, si diceva, ma noi trentini con i sardi ci intendiamo perché siamo entrambi testardi, e sarà anche per questo, però io ho visto che questo feeling si è immediatamente stabilito. Abbiamo delle difficoltà a far rientrare la gente la notte, sia i giovani che quelli più anziani che girano per le vostre valli, quindi se ne vedete qualcheduno in queste notti non spaventatevi, non è un orso, è uno dei nostri che sta girovagando in cerca di ritirarsi. Hanno gradito moltissimo, vi ripeto, quindi io mi sento di dover ringraziare tutta la comunità. Vi presento velocemente, perché non vi vorrei tediare oltre, i brani che vi presentiamo. Vi anticipo intanto che il coro, un coro polifonico come il nostro, voci dispari, quindi con voci maschili e femminili, è un coro che ha necessità
di cantare in un ambiente chiuso, quindi con una acustica particolare. Ciò che renderà la nostra, il nostro canto in questa piazza, che comunque penso che in ogni caso possa essere gradito, non sarà certamente il meglio, perché abbiamo questi limiti obiettivi, insomma, di problemi acustici. Per cui uno dei brani finali sarà realizzato esclusivamente dalla componente maschile, che ha minori necessità da questo punto di vista, e sono comunque tutti brani della tradizione musicale sarda. L'ultimo in particolare rappresenta quello che è il prodotto più comune della tradizione musicale sarda, cioè quello realizzato dai cori maschili. La nostra tradizione musicale e corale si esprime quasi esclusivamente attraverso il coro maschile. Quello che noi stiamo facendo è una sorta di esperimento nel voler tradurre in un coro polifonico a voce dispari i canti della tradizione corale sarda. Sono quindi, dicevo, è un esperimento, per voi rappresenta sicuramente una novità, per cui lo ascolterete comunque a prescindere dalla possibilità di dare una valutazione in relazione a quella che possono essere invece le medesime espressioni tradotte dai cori maschili. Ma da noi rappresenta una particolarità, è un esperimento che non è accettato da tutti. Sono sicuro che voi generosamente lo accetterete. Grazie.
sono nuovamente impadronito del microfono per presentarvi gli altri brani, pensavo che lassù non funzionasse. La canzone che avete ascoltato è Non potrò riposare, una canzone che è contenuta nella tradizione musicale sarda, ma che dal punto di vista musicale non ha molto a che vedere con quella che è la tradizione corale sarda. E in effetti è stata composta dal maestro Lascher, direttore della banda di Nuoro, che non essendo un sardo ha musicato questa canzone che afferisce dal punto di vista musicale più alla tradizione canzonettistica dei fine 800 italiana piuttosto che sarda. Non spaventatevi quando io parlo di italiani e di sardi, ma almeno dal punto di vista culturale abbiamo questa distanza. Il prossimo brano è Maestro Zubole Sastore, è un brano, questo della nuova tradizione musicale sarda e corale, che coinvolge anche quella che è la vostra cultura musicale, poiché questa nuova tradizione deriva dalla contaminazione dei vecchi modi, i corali sardi, il canto a tenore, canto particolarissimo che sicuramente molti di voi conoscono, che è un canto che ha un'origine antichissima, è un fossile musicale. L'impatto che ha avuto la vicinanza con dei nostri militari durante la prima guerra mondiale che sono venuti in queste montagne ha realizzato quella che è la nuova tradizione del canto corale sardo. Perciò in queste canzoni che adesso vi presentiamo sono contenuti anche i modi e le essenze del vostro canto alpino. Si dice una contaminazione, io credo che si tratti piuttosto di una cosa terza che contiene certamente l'uno e l'altro, il vecchio canto, l'antico canto sardo, il vostro canto della montagna, ma è sicuramente una cosa nuova che adesso voi avrete modo di valutare. Grazie. Thank you.
Grazie. Il prossimo brano, maestro, sarà? Parlato della contaminazione della nostra cultura musicale con la vostra, bellissima, abbiamo avuto l'ardire di preparare un canto tra i più famosi della vostra tradizione, che è Il Signore delle Cime. Spero lo gradiate e che ci perdonerete per questo affronto. L'ultimo brano che vi presentiamo è appunto quello che è più comune in Sardegna, cioè quello eseguito da, esclusivamente dalla componenti maschili, ed è quanto mediamente si sente come prodotto di questa nuova tradizione corale sarda, quindi quello che sicuramente molti, comunque alcuni di voi, conoscono.
solamente degli sconsiderati come noi potevano pensare di tradurre questo genere di canto attraverso un coro a voci dispare, quindi con anche con voci femminili. Grazie. Gone!
Ritorniamo ora in casa con un altro coro polifonico, La Gagliarda, diretto dal professor Tarcisio Battisti. Ho avuto giuste istruzioni per come usare il microfono. Ci stiamo sistemando, lo spazio è un po' stretto. E vi presentiamo 4 canzoni, spaziamo su 3 generi differenti. Cominciamo con uno spiritual, By and By. Seguiranno 2 brani della polifonia del 500, Senza l'amor e Perché fuggi anima mia. E finiamo con Grizzly Leaves, che è una rielaborazione fatta recentemente della notissima melodia popolare inglese del 500. Thank you.
Coro Lagolo, diretto dal maestro Lever Leonardo. Yeah.
Concludiamo con un ultimo brano cantato dal coro Don Casella. All'entrata della biblioteca e invitiamo il parroco di Calavino, Don Giuseppe Cattoni, per la benedizione dell'immobile. Seguirà il taglio del nastro. Poi, con un po' di calma, perché gli spazi sono ristretti, è possibile visitare l'edificio. Ricordiamo a tutti gli intervenuti che poi, accompagnati dal corpo bandistico, ci trasferiremo al Parco Nadaci, dove verrà servita la cena paesana. Ringraziamo nuovamente tutti coloro che hanno voluto essere presenti ed auguriamo un buon proseguimento di serata.